signor Labisse mi ha dato un libro l'altra sera. Ah, sì, lo fa sempre. Mando i libri nella casa giusta. Dice sempre così. Lui è un vero... scopo. Che cosa vuoi dire? Ogni cosa ha uno scopo. Perfino le macchine. Gli orologi ti dicono l'ora. E i treni ti portano nei posti. Fanno quello che devono fare. Come il signor Labisse. Forse per questo i meccanismi rotti mi rendono triste. Non possono più fare quello che dovrebbero. Forse è lo stesso con le persone. Se perdi il tuo scopo, è come se fossi rotto. Come papà George. Possiamo aggiustarlo. È questo il tuo scopo? Aggiustare le cose? Non lo so. Mio padre lo faceva. Mi chiedo quale sia il mio scopo. Non lo so. Forse se avessi conosciuto i miei genitori, lo saprei. Vieni con me. Subito dopo la morte di mio padre, venivo sempre quassù. Immaginavo che tutto il mondo fosse un enorme meccanismo. Le macchine non hanno mai dei pezzi in più. Hanno sempre l'esatto numero che serve. Così ho pensato che se tutto il mondo era un'enorme macchina, io non potevo essere in più. Dovevo essere qui per qualche motivo. E questo deve valere anche per te.